Consar vorrebbe assumere 100 autotrasportatori, ma sul mercato del lavoro non si trovano profili adeguatamente formati. I numeri del consorzio Ravennate fotografano bene nella crisi del settore dell'autotrasporto, è una professione che negli anni è stata incapace di intercettare nuovi lavoratori. Per questo motivo Consar, in collaborazione con l'autorità portuale, ha deciso di avviare nuove strategie per portare i giovani a scegliere questa professione, comunicandola meglio attraverso un video e finanziando nuovi percorsi di formazione. Abbiamo deciso sicuramente di prendere delle iniziative che passano attraverso anche un'autoscuola e un'agenzia interinale qui di Ravenna e che ci dovrebbe aiutare ad approvvigionarci di forza lavoro. In termini di forza lavoro, di quanti autotrasportatori in più avreste bisogno? Oggi noi avremmo bisogno di circa 100 trasportatori in più. È chiaro che c'è anche una visione di sviluppo, però insomma negli ultimi 2 anni sono diminuite un po', è diminuito un po' la forza lavoro, abbiamo avuto un calo di circa una quarantina di soci in questi 2 o 3 anni. E quindi è chiaro che c'è già una parte che cominciamo a sentire questa mancanza, in più abbiamo bisogno anche per sviluppare. La situazione attuale, i problemi attuali che riscontrate quali sono? Ma allora, i problemi attuali, se parliamo dell'autotrasporto in senso generale, sono sicuramente un momento di difficoltà che è dato da quello che comunque dal fatto del dopo Covid, cioè dal dopo lockdown, quindi il Covid che c'è ancora, gli effetti della guerra che comunque in qualche modo si sentono, però diciamo che siamo riusciti a resistere abbastanza bene e stiamo soffrendo molto, come del resto gran parte del sistema economico del paese, del costo dell'energia, sia gasolio, sia gas, sia tutto. Ecco. Quindi sono cose che pesano molto. Presidente, come sappiamo c'è un problema nell'autotrasporto, nel trovare la forza lavoro. Con questa partnership con Consar, qual è l'obiettivo che cercate di perseguire? L'obiettivo è quello di creare le condizioni perché il mestiere dell'autotrasportatore torni a essere un mestiere di interesse, che abbia un suo appeal anche presso i giovani. Quindi fare tutto il possibile perché da una parte questa attività, questo impegno sia riconosciuto per quello che vale, sia adeguatamente remunerato, dall'altra creare anche le condizioni logistiche perché si possa vivere questo impegno significativo, gravoso, con un minimo di comfort, di un ambiente insomma più vicino, e in questo l'autorità portuale, per quel che riguarda Ravenna ovviamente, sta facendo un progetto, una grande area per il settore dell'autotrasporto che verrà realizzata in zona Bassette, dove sorgerà un parcheggio per circa 200 camion con tutti i servizi necessari, quindi dagli impianti di rifornimento alla stazione di servizio, all'area per la manutenzione, a un piccolo hotel per un minimo insomma, di messa a disposizione di un minimo di camere per il riposo. Insomma, cerchiamo di fare quello che è nella nostra possibilità per creare le condizioni perché questo impegno gravoso diventi ancora di appeal come era un tempo. Altra cosa che farà l'autorità portuale, rinnoverà il proprio impegno a finanziare corsi di formazione professionale per l'ottenimento delle patenti.